In questi giorni mi sto proprio gustando questo bellissimo manuale e autobiografia di Ray Bradbury, che è uno degli scrittori di fantascienza più famosi nel mondo, lo scrittore che ha dato vita a Fahrenheit 451 e a Cronache marziane. Questo libretto, lo Zen nell'arte della scrittura, è davvero molto divertente, dà il via a una serie di riflessioni mentre lo si legge di notevole spessore. C'è questo capitolo in particolare in cui lo scrittore racconta una storia della sua infanzia. Dice che lui e il padre non sono mai stati grandi amici, però c'era un momento in cui si sentivano uniti ed era il momento in cui Ray chiedeva al padre: mi racconti della volta in cui hai passato la frontiera e hai partecipato alla caccia all'oro nel Nevada? E il padre, che deve essere stato un uomo arcigno di quelli tutti di un pezzo, si preparava la pipa, la accendeva e in maniera pigra iniziava a raccontare questo suo racconto del passato che l'aveva visto protagonista. E Ray Bradbury dice: non erano i primi 2 o 3 minuti di storia a rendere magico il racconto, nemmeno il quarto e il quinto minuto, ma era dal sesto che mio padre si trasfigurava, iniziava a prendere il ritmo giusto, ti trasportava nella sua esperienza di vita, nel suo passato e in quello che era stato davvero il suo sguardo quando a 20 anni aveva vissuto quell'esperienza. E questa è una cosa magica perché Ray Bradbury parte da questo racconto per raccontare che cos'è la musa e in che modo uno scrittore deve capire, deve interpretarla, trovarla e come deve fare per nutrirla nel tempo, perché non si atrofizzi. Ray Bradbury dice che la musa non è altro che la creatività, il subconscio di una persona e quindi di uno scrittore nel nostro caso. Dice: la potete chiamare in qualsiasi modo, sia che ve la immaginiate come una statua greca a cui portare delle offerte o come un grillo parlante sulle spalle, in ogni caso la musa non è altro che il subconscio di un uomo ed è il modo in cui un uomo fa esperienza della vita. Ogni uomo guarda la vita e affronta determinate esperienze con uno sguardo diverso da un altro. Di conseguenza, ognuno di noi potenzialmente potrebbe essere uno scrittore affermato o comunque scrivere una storia particolare e originale perché nessun punto di vista è identico a quello della persona che ci sta accanto. Quindi, in che modo, secondo Ray Bradbury, si nutre la musa e si fa esperienza del proprio subconscio e lo si tiene sempre attivo? Vivendo una vita originale, vivendo una vita pienamente, intensamente. Non vi fermate a fare le cose in maniera superficiale, fatevi allagare da tutto quello che vi arriva addosso, fate esperienza profonda della delusione, della disperazione, non create un muro che vi separi dalle sensazioni, dalle emozioni, fate in modo che arrivino, vi inondino e che il vostro subconscio ne faccia esperienza, di modo che vi mandi delle immagini, delle emozioni e che siano queste emozioni, queste immagini poi a ispirarvi nel momento in cui darete vita a una storia, perché l'originalità di come voi avrete superato quell'esperienza sarà la chiave di volta per rendere la vostra storia, che potrebbe essere banale, originale al punto tale da poter essere scritta, da poter essere trasformata in una storia che diventerà magari anche un bestseller. Ed è importante fare esperienza di tutto, anche di quegli aspetti della propria vita che abbiamo deciso di accantonare, di dimenticare, di mettere da parte, di seppellire nel profondo del nostro subconscio perché non le vogliamo analizzare fino in fondo. Per esempio, Stephen King ha scritto un intero romanzo su questa cosa, sulle paure del subconscio, che è It. La propria vita può diventare un'esperienza che racconti ad un pubblico di cui il pubblico a sua volta farà esperienza e da cui trarrà un messaggio. E quindi a sua volta potrà capire come ci si sente in determinate situazioni e quando proverà e si troverà a vivere quella situazione la riconoscerà perché ne avrà fatto esperienza attraverso le parole della storia che ha appena letto. Questo è il potere delle belle storie, questo è il potere delle parole e questa è la musa che ognuno di noi porta nascosta dentro di sé.